Delusione un po' per il risultato, chiaramente, perché è un risultato bugiardo. Penso che il pareggio era il risultato più giusto. Abbiamo preso due pali, abbiamo avuto due belle occasioni, insomma, limpide per far gol, mentre la Dinamo Zagabria, insomma, ha creato veramente poco. Però accettiamo questo risultato, dobbiamo imparare a giocare a livello internazionale perché è un calcio diverso, molto più fisico, molto più intenso, però sono sicuramente molto soddisfatto della prestazione perché è la prima partita che noi facciamo in questa competizione a livello internazionale e penso che ci possiamo star dentro alla grande. Ha giocato un po' di emozione anche nei ragazzi, sentivano questa partita. Ma sì, la sentivano anche se poi erano tranquilli. Magari i primi 10 minuti eravamo un po' troppo frenetici, un po' troppo abbiamo sofferto la loro fisicità, ma poi dopo la partita l'abbiamo sempre fatta noi, abbiamo cercato di fare il nostro gioco, abbiamo anche creato, purtroppo non siamo riusciti a buttarla dentro, un po' per bravura del portiere, un po' per errori di precisione, un po' anche perché le traverse purtroppo ci sono anche quelle, non siamo riusciti a far gol. Il risultato è andato male. Tanta esperienza in più per questa Atalanta nel proseguo della Youth League, ma anche nella loro crescita, nella loro formazione. Sì, per quanto riguarda la Youth League, ai ragazzi glielo ho detto, non mi interessa del risultato di oggi, la partita di oggi ci deve dire che ci stiamo dentro in questa competizione veramente alla grande perché ce la possiamo giocare. Abbiamo altre 5 partite per tirar fuori il massimo possibile e a loro serve per esperienza, perché comunque è un calcio molto più fisico, un calcio con più ritmo, più intensità e sicuramente fa solo che bene a loro giocare queste partite.